Poracci, che TG Poro sarebbe senza solo risposte sbagliate? Ci eravamo lasciati con una bellissima mod di Breath of the Wild che trasformava l'open world nel Super Mario 3D definitivo, perché con protagonista Luigi. E visto che sa tutto di taroccata clamorosa, Giratina la tocca pianissimo scrivendo Genshin Impact, riaccendendo così una diatriba che sembrava ormai superata. Ottimo. Va bene. A proposito di taroccate, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. I'm going to try out the new weapon synthesis feature. It feels pretty cool. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo quando non mi sto spappolando su Tears of the Kingdom. In realtà oggi non doveva uscire nessun video, ma non ho resistito all'urgenza di pubblicare un TG Poro ricchissimo, anche se un po' improvvisato. Quindi il video arriva in ritardissimo e anche in formato un po' stringato rispetto al solito. Spero possiate capire. In caso scrivete ti pordono nei commenti. Altrimenti, invece, se siete nuovi, benvenuti. Iscrivetevi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Io ho detto tutto, in descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare. Iniziamo! Incredibile, ma a Poro ci sono un bel po' di novità per quanto riguarda l'angolo della poracciata. La meno interessante di tutte riguarda i titoli offerti dall'Epic Game Store. Dopo l'ottima tripletta della settimana scorsa, questa volta abbiamo a disposizione solo un gioco che non è neanche un gioco, ma un'espansione. Se siete patiti di The Sims 4, vita spericolata farà il caso vostro, altrimenti basta aspettare solo un altro giorno per scoprire quale sarà il prossimo titolo gratis. Siamo nella settimana di aggiornamento dei cataloghi dei servizi in abbonamento di Microsoft e Sony. Partendo dal Game Pass, da domani, grazie a EA Play, arriverà FIFA 23 all'interno del Game Pass Ultimate. Questo non è l'unico nome che si aggiungerà nei prossimi giorni, anche se di sicuro è quello più altisonante. Come al solito, buttate un occhio a tutte le new entry perché potrebbero annidarsi degli indie niente male. Io ad esempio ho sentito parlare molto bene di Cassette Beasts. Voi lo conoscete? Da ieri invece sono disponibili giochi per il PlayStation Plus Extra e Premium di maggio e per quanto Rift Apart sia sicuramente l'offerta più ghiotta, io rimango stra incuriosito da Humanity, il mix tra Kurushi, Kula World e Lemmings, con protagonista un doggo. Meglio di così non credo si possa fare. Passiamo invece a notizie decisamente meno poracce. Nintendo ha annunciato la fine del supporto a Pac-Man 99, il Battle Royale free to play con protagonista l'iconica mascotte Namco. Dall'8 agosto non si potranno più acquistare DLC e temi, dall'8 settembre saranno rimossi dallo store i DLC rimanenti e dall'8 ottobre verrà interrotto il servizio online. È un vero peccato che queste iniziative vengano fatte sparire dalla circolazione. E non ci resta che augurare buon viaggio a Pac-Man 99. Ciao campione, salutaci da lassù, Super Mario 35. Pure Sega non scherza e sembrerebbe stia valutando l'opzione di alzare il prezzo dei suoi titoli, o meglio, di omologarsi al recente trend del mercato. Dopo aver pubblicato i risultati relativi all'ultimo anno finanziario, in un botta e risposta con gli investitori, il CEO Haruki Satomi e il CFO Koichi Fukazawa hanno dichiarato: "Vorremmo rivedere i prezzi dei titoli che riteniamo siano adeguati agli aumenti di prezzo, tenendo d'occhio anche le condizioni di mercato." Insomma, non si esclude un possibile rincaro a discrezione del publisher. Ma quali sono i giochi che valgono questo sovrapprezzo? Se Nintendo ha alzato l'asticella negli Stati Uniti con Tears of the Kingdom, lo stesso ha fatto Microsoft con Redfall. E invece Sega? Voi avreste pagato 10 euro in più per un Sonic Frontiers o magari li pagereste per un prossimo Persona? Se state ancora aspettando Hogwarts Legacy su Nintendo Switch, vi consiglio di non mollare proprio adesso. Dovete aspettare solo qualche mese in più. Dopo il debutto avvenuto all'inizio dell'anno su console next gen, Hogwarts Legacy è da poco uscito su PS4 e Xbox One, in una versione che ovviamente è un downgrade significativo rispetto all'originale, ma che comunque nel complesso risulta estremamente godibile. A tal proposito vi consiglio di guardare, come al solito, l'interessantissimo video di Digital Foundry che analizza nel dettaglio queste conversioni pensate per la old gen. E a questo punto sono proprio curioso di vedere cosa riusciranno a tirare fuori gli sviluppatori di Avalanche Software con questi mesi extra. L'appuntamento è fissato per il prossimo
14 novembre. E infine questa settimana dovrebbero arrivare notizie sul nuovo Mortal Kombat. Dal teaser uscito qualche giorno fa, sembrerebbe che il 12° capitolo sia in realtà un reboot intitolato Mortal Kombat 1. Delle indiscrezioni che poi sono state confermate anche dai soliti insider. Ma intanto il creatore della serie, Ed Boon, sta giocando con le aspettative dei fan, trollandola grandissima con dei tweet che sembrano tutti puntare verso un annuncio imminente. E anche in questo caso il nuovo capitolo della cruenta saga di Picchiaduro dovrebbe uscire su Nintendo Switch tra le tante console. Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno. Sapevamo che con Tears of the Kingdom Nintendo si apprestava a lanciare uno dei suoi titoli più importanti di sempre, ma il successo che sta riscuotendo l'ultimo capitolo di Zelda è impressionante sia a livello di vendite che di ricezione da parte di critica e pubblico. Partiamo dalle vendite. Proprio come accadde con Pokémon lo scorso novembre, Nintendo ha celebrato su Twitter un importante traguardo raggiunto in pochissimo tempo da Tears of the Kingdom. 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo nei primi 3 giorni dal lancio. Già in assoluto sono numeri impressionanti, ma cerchiamo un attimo di contestualizzarli. Arrivare a pareggiare il successo di un nome gigantesco come quello di Pokémon è un traguardo non grande, immenso, anche perché dovete tenere conto di una cosa. Escluso Breath of the Wild, la serie non è mai stata un vero e proprio campione di incassi, ma con Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda sembra essere definitivamente entrata nel circuito dei titoli mainstream, i big del settore. Diventa così il debutto più di successo di sempre per un titolo di Zelda e finisce direttamente al secondo posto dei titoli più venduti di sempre della serie, collezionando in 3 giorni più di un terzo delle vendite complessive che Breath of the Wild ha registrato nell'arco di 6 anni. E non dimentichiamoci che si trattava anche di un titolo di lancio di una console molto attesa. Insomma, un successo incredibile quanto meritato. Dei risultati che molto probabilmente condizioneranno il futuro della serie e, citando le parole di Eiji Aonuma, sì, penso sia corretto affermare che il modello di Breath of the Wild ha creato un nuovo tipo di format che sarà la base del futuro della serie. Quindi dobbiamo dire addio agli Zelda classici? Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. Ma invece so che fa molto più discutere l'atteggiamento della critica nei confronti del titolo. Nel momento in cui iniziano a fioccare i 10, la gente va completamente in tilt e quindi sono qui per gettare benzina sul fuoco. Perché con Tears of the Kingdom si va oltre il semplice perfect score. Infatti, dopo aver ricevuto il punteggio massimo di 40 su 40 su Famitsu, Tears è entrato nel club di elite di quei pochissimi titoli che sono riusciti a prendere il massimo dei voti da due delle più longeve istituzioni della critica videoludica, Famitsu ed Edge. Un'onorificenza che è spettata a soli altri 5 titoli nel corso della storia. E io vi leggo la lista e poi lascio a voi commentare. I giochi che hanno preso sia 10 su Edge che 40 su Famitsu sono i seguenti: Ocarina of Time, Bayonetta, Skyward Sword, GTA V, Breath of the Wild e infine Tears of the Kingdom. A voi la parola, però prima vi ricordo che anche solo limitandoci a Famitsu, in passato la rivista ha dato la votazione massima a capolavori come Nintendogs, Final Fantasy XIII-2 e pure Ghost of Tsushima. Anzi, tenete gli occhi aperti perché presto pubblicherò un sondaggione sul canale che di sicuro farà discutere. Ma ha veramente senso scandalizzarsi di fronte a un perfect score? Ma il TG Poro non è solo Nintendo e neanche il tempo di metabolizzare l'uscita di Tears of the Kingdom, ed ecco che ci ritroviamo subito in clima E3. Anche se poi quest'anno l'E3 non ci sarà. Infatti Sony ha appena ufficializzato la data del prossimo PlayStation Showcase. Scordatevi gli State of Play minori e gli eventi monotematici che hanno caratterizzato la comunicazione di Sony negli ultimi mesi. L'azienda giapponese è pronta a tornare alla carica con uno showcase che promette tanto e che assume un ruolo fondamentale nel delineare il 2023 di PlayStation e PSVR 2. Lo show durerà più di un'ora e si concentrerà su titoli nuovi e inediti di PlayStation Studios, quindi first party, ma anche su produzioni esterne e titoli indie. Ci si aspetta tanto dagli studi interni e una presenza praticamente scontata sarà quella di Spider-Man 2 di Insomniac, ma i tempi potrebbero essere maturi anche per un primo sguardo sul titolo multiplayer di The Last of Us. Se poi vogliamo iniziare a fantasticare, del possibile ritorno di Metal Gear Solid con un remake ormai sembra se ne parli da secoli. Questo potrebbe essere il momento giusto per svelare il trionfale ritorno della saga creata da
Hideo Kojima. L'appuntamento è fissato per mercoledì prossimo 24 maggio alle ore 22 italiane. Noi ovviamente seguiremo in live qui su YouTube la presentazione a partire dalle 21.30. Mi raccomando, non mancate. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a fra poco, quando uscirà il prossimo video, che arriverà, quando arriverà. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, zonao, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tears, Michael of the Kingdom, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Rispetto al solito, spero.